Sono stati designati per questo incontro i signori Marco Di Domenico e Lorenzo Bonasera. Un cordiale benvenuto dal Palasport di Bressanone, dove fra poco avrà inizio il recupero della seconda giornata di campionato Serie A1 maschile di pallamano tra le formazioni dell'SSV Brixen e del Secchia Rubiera. Entrambe le formazioni hanno sinora disputato due partite in meno per via del concomitante impegno di European Cup di Bressanone. Il Rubiera ha sinora entrambi persi di misura in casa con il Bolzano e quindi in trasferta contro il Merano, che si trova appunto in fondo alla classifica unitamente a Carpi e Romagna. Ma in entrambe le partite il Rubiera ha messo in risalto un bel gioco di squadra, mantenendo un certo esito fino alla fine. Non parte certamente battuta. I padroni di casa invece sono reduci dalla convincente vittoria per 28-23 contro i campioni d'Italia il Conversano, dopo aver superato la prima di campionato. Una vittoria consentirebbe ai ragazzi di Ciutura di posizionarsi al vertice della classifica e di affrontare con una certa tranquillità le successive partite contro Campus e Romagna. Ed ecco, si parte con il Bressanone in possesso di palla, in formazione tipo. Ossia con Di Giulio, Versa, centro al posto di Valli, Bulzamini, Arcieri e Mimikos. E Stricker inizia le marcature con un tiro dai 9 metri in elevazione, 1-0 per i padroni di casa. Non più di 40 secondi. Il Rubiera schiera col numero 8 sulla posizione di terzino destro Nagavi. Nagavi al centro di Benedetto con il numero 6. Cerca di scalvare Mimikos, il numero 4 Bortolotti, numero 6, fischiato il passivo agli ospiti e riparte così il Brixen tradizionale. Valenta l'azione, Bulzamini chiamando i compagni a prendere le loro posizioni. Una mossa di Ciutura è quella di Stricker. Versakovs. Bel servizio di Benedetto per il numero 13, Matteo Cavina, che ha giocato così, palla conquistata dagli ospiti. Bel servizio ancora per il numero 4,
Luca Bortolotti. Parità dopo 2 minuti e mezzo di gioco. Una disattenzione dell'attacco brissinese in fase d'attacco. Con Gianluca da Pirani. Magavi. Questa volta intanto Bulzamini ha riportato in vantaggio i suoi. La conclusione di Nagavi sotto fallo, gli arbitri decretano la massima posizione al tiro Alan Pereira, finta e palla nel sacco, 3-3 il punteggio. Fallo su Versakov, decretano un rigore anche a favore del Bressanone al tiro. Bella conclusione di Luca Stricker. Per il portiere ucraino Maxim Volyuvak. Benedetto. Ancora Dometto che converge al centro, passa la palla a Robertino Pagago, anche lui ex che ha già giocato qua a Bressanone anni addietro. Qualche errore tecnico di troppo su entrambi i fronti in questo inizio partita. Lucas Schricker dialoga con Bulzamini e Versakovs. Fortunato Versakovs in questo frangente perché il suo tiro è deviato in porta e vanifica ogni intervento del portiere. De Benedetto, Nagavi, Bortolotti, Pagano. Insiste il numero 8, Sayat Nagavi, però fermato da Stefano Arcieri. Nagavi, la mano degli arbitri è già alzata. C'è la conclusione. C'è la conclusione di Robertino Pagano. No, chiedo scusa, ha segnato Pagavili. 5-4. Stricker con un bel tiro sotto mano che però è preda
di Voljovac. Va via il Rubiera. Sfondamento. Replica il Brixen con Stricker. Bulzamini che con una bella finta e poi di forza insegna Nagavi. Bel tiro. Incrocio dei pali, nulla da fare per Mate Volarevic. Reduce anch'esso da una distorsione alla caviglia della partita di Conversano, che però non gli impedisce di stare nella porta degli altoatesini. Mimikos, Versakovs, non si è capito bene a cosa abbiano ravvisato gli arbitri. Fortunato in questo frangente Piero De Benedetto, che si ritrova la palla in mano per la sorpresa del suo diretto avversario e che dai 6 metri non ha difficoltà a infilare Volarevic. Parità quando sono giocati 9 minuti del primo tempo. Mimikos, Versakovs, Stricker, Bulzamini fermato da Nagavi e Matteo Cavina. Bel servizio di Bulzamini per Mimikos, che però non riesce ad afferrare la sfera per l'intervento di Pagano. Bel servizio di Bulzamini su Mimikos, che però c'entra in pieno il palo. Nulla di fatto dunque, palla che torna al Rubiera. Meglio sull'altro fronte il numero 4, Bortolotti, alla sua seconda marcatura, che non sbaglia la presa. Adesso al posto di Arcieri entra in campo Dapiran sulla posizione di ala sinistra. Bulzamini, ancora Mimikos e ancora il tiro di Mimikos è bloccato da Voljovac. Questo è il tiro del numero 66, Patroncini, viene parato di piede da Mate Volarevic. Rubiera, che nel frattempo è passato a condurre il parziale grazie a qualche pregevole azione in velocità e in contropiede. Versakovs, serve Mimikos, che però non riesce a destreggiarsi nella guarita difesa di Robertino Pagano. E ancora un passaggio sbagliato dei brissinesi, emulati però dal numero 66 Simone Patroncini, che riconsegna la sfera ai padroni di casa, che in questo inizio di primo tempo non riescono a prendere decisamente in mano le redini dell'incontro. Stricker, Versakov, Stricker, palese sfondamento di Stricker, va via Rubiera con un tiro a Patroncini. E ancora Volarevic a dire di no a un tiro del pivot avversario. Prodigioso intervento di Volarevic, che evita così
un'altra segnatura degli ospiti. Dicevo all'inizio, nelle altre due partite sinora disputate contro squadre regionali, ha sempre ben impressionato, mentre Lucas Schicker va dentro deciso nel centro della difesa e segna la sinistra di Voljovac. Parità. Patroncini, Pereira ancora lui, entra di prepotenza Piero De Benedetto, non lasciando scampo a Mate Volarevic. Adesso sulla posizione di pivot c'è Endri Tiballi che a disvincolare Stricker, finisce a terra 9 metri. Adesso è venuto qui su questa posizione passi fischiati ai brissinesi, Pereira, bloccato Pereira da Bulzamini e Di Giulio, 9 metri, eseguito da Davide Bartoli, Benedetto, Nagavi, Benedetto, Pereira. Patroncini che tenta di entrare senza successo, Pereira, il tiro del Benedetto finisce a lato, va via il Brixen, però i giocatori del Rubiera avanzano in fretta. C'è la rete di Di Giulio che porta in equilibrio nuovamente il risultato. Nagavi, Benedetto, Benedetto Pereira, Patroncini, sfondamento di Pereira, ecco che adesso in campo fa la sua apparizione Ardi Aniballi, che contro il Conversano ha disputato una grossissima partita sia in fase di regia che in quella di realizzatore. Stricker, Endri Tiballi servito sulla posizione di pivot, propizia nuovamente il vantaggio dei padroni di casa. Grande parata di Volarevic sul tiro di Roberto Bartoli. Ancora servizio per Di Giulio, che riesce ad andare nuovamente a segno per la seconda volta nell'arco di due minuti. 10-8. Il Bressanone ristabilisce il vantaggio iniziale di due reti quando siamo giunti al 17° minuto di questo primo tempo. Bartoli,
Benedetto, serve all'ala, Patrocini, il tiro però finisce sul fondo. Momento propizio per il Brissanone, che si è parzialmente ripreso dalle incertezze degli ultimi minuti. I balli Stricker, Versakovs. Bel servizio di Ardian su Ender Tiballi, che però non riesce a trattenere la palla, va via il Rubiera. Palla servizia su Patroncini, che questa volta non sbaglia il bersaglio e accorcia il parziale. 10-9. Versakovs oggi in posizione fissa di terzino destro. Di Giulio, Stricker, Versakovs. Ancora un passaggio di balli bloccato, sfondamento di Pagano su Dapiran, ancora sofferente alla spalla sinistra. Rimane in campo nonostante ciò Stricker, punta la difesa, fa tutto da solo, c'è la difesa di Pagano entro l'area e solo 7 metri per il Bressanone. Stricker che a sorpresa sorprende il numero 31 Vojovac Maxim, 11-9. Primo time out chiesto dall'allenatore Luca Galuccio del Rubiera, che chiama a raccolta i suoi ragazzi. Dicevamo del Rubiera che, nonostante avesse perso i primi due incontri, era sempre ben impressionato sia in casa col Bolzano, perdendo per la verità sorprendentemente, mentre ha tenuto testa al quotato Merano in trasferta appunto a Merano, perdendo di 4 reti, però dopo una partita condotta all'insegna di un sostanziale equilibrio. Il Bressanone dunque era avvisato e cercherà di non ripetere l'errore commesso la passata stagione, quando ad inizio girone di ritorno perse un punto molto prezioso in quel di Rubiera. Le squadre quest'anno sono ovviamente cambiate nei loro organici, non si sa ancora fino a che punto abbiano trovato promettono Pagano, il numero 30, tiro di Stefano Bonassi parato da Mate Volarevic. Lucas Faker, che si sapeva era un ottimo giocatore anche nel Merano, era il capitano di quella squadra, per cui il suo ingaggio qua a Bressanone è stato sorprendente per molti e si sta effettivamente dimostrando molto prezioso. C'è Adianiballi che tenta di inserirsi tra Pagano e Santilli, non ci riesce. Palla nuovamente in mano ai biancoverdi, Stricker, il tiro di Stricker questa volta viene deviato da Lamperera in angolo, palla dunque che rimane in mano ai brissinesi.
mano degli arbitri alzata, tiro di Stricker deviato dalla difesa in fallo laterale, rimette Versakovs da Piran che sotto passivo cerca il tiro da un angolo impossibile che è preda di Voljuvac. Pagano, bel servizio di Pagano, servizio di Pagano per il numero 2 Davide Bortoli, che tutto solo dai 6 metri accorcia ancora le distanze vanificando il tentativo dei brissinesi di allungare. Sciutura a parte sua chiama il time out. Anche nelle file brissinesi c'è l'una e l'altra cosetta da aggiustare, soprattutto in fase d'attacco, dove già più di una volta le azioni sono finite in mano, le palle sono finite in mano ai difensori ospiti per qualche disattenzione di troppo. La partita scivola via così verso la fine del primo tempo, con le squadre appaiate, pressoché appaiate nel punteggio. Conduce ancora il Bressanone con una sola rete. L'Italia e Conversano. E la sconfitta già subita dal Fasano in questa fase iniziale del campionato stanno a dimostrare che quello di quest'anno sarà un campionato molto equilibrato, con squadre che già hanno fatto vedere di poter ambire a risultati di prestigio, così come il Merano e il Bolzano soprattutto. Bulzamini, Ivalli, palla per Di Giulio, bel servizio per Bulzamini che arriva dal retro e con una bordata non lascia scampo a Voljuvac. Pereira adesso al centro, si avvicenda con Bonassi, Pagano. Panettieri, Pagano, passivo alzato, bordata per l'ala numero 7 Santilli, è bloccato efficacemente da Piran. Pagano finta, bella difesa nel Bressanone che rientra in possesso di palla. La novità di questa partita è lo schieramento di Versakovs nella posizione di mezzo destro sin dall'inizio della partita. Fratelli, Ivalli, entrambi nella formazione. Andrian Ivalli, Di Giulio, bell'inserimento di Di Giulio che riesce a superare il suo diretto avversario. Due minuti per Cavina, mentre è rimasto a terra un giocatore bianco-verde. Penso si tratti di Riccardo Di Giulio, numero 2, l'ala destra, inseritosi molto bene in questa azione d'attacco. Si sta tenendo il ginocchio, sarebbe un piccolo malanno per il Bressanone che delle tre ali destre che ha in formazione a due infortunati, per cui Di Giulio attualmente è l'unico mancino su quella posizione, in attesa del rientro di Sonnerer e di Mühlegger.
Versakovs. Versakovs non lascia scampo al suo compagno, ex compagno Mattia Rivi, avvicendatosi con Maxim Voljuvac. Tre reti di vantaggio dei padroni di casa quando ci stiamo avviando verso il 25esimo. Pereira. Servizio per il pivot. C'è fallo su Luca Bortolotti, 9 metri, già eseguito dallo stesso. Per il numero 10, sfondamento, si riparte con Dapiran. Endri Tiballi, Savede un attimino in ritardo, che la porta era vuota, è rientrato in fretta Voljuvac, impedendo così la realizzazione a porta vuota. Ardi Anivali a segno per la prima volta in questa partita. 4 ora le reti di vantaggio a 4 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo. Oleari, Luca Oleari. Navari. Palla recuperata, però c'è fallo su Bortolotti. Oleari, Bonassi. Il tiro di Stefano Bonassi finisce sul fondo, ma c'è fallo nei suoi confronti, 9 metri già eseguito. Per Bonassi. Il tiro di Nagavi finisce sulla traversa. La palla finisce ad Arcieri, che non senza difficoltà riesce ad andare a segno. Sì, Nagavi. Il tiro di Luca Oleari è deviato da Volarevic, 9 metri. Altro tiro di Oleari, senza troppe pretese, però c'è fallo su di lui, Rubiera sotto passivo, tiro dall'arco, l'impossibile, deviazione ancora per Luca Bortolotti, che da una posizione impossibile dall'ala cerca la conclusione, ma trova Volarevic pronto a deviare. Dialogo Bulzamini e Ardi Anibali Versakovs. Il tiro di Bulzamini trova la mano di Matteo Cavina, che devia in angolo. Il passivo e sul filo del tempo Versakovs va ancora a rete, è la sua quarta in questa partita contro i suoi ex compagni.
Bonassi fermato in elevazione. Oleari, Nagavi, che cerca da solo la conclusione, devia Volarevic, vanno via i bianco-verdi brissinesi, che però trovano la difesa avversaria schierata. Il tiro di Lapiran è preda di Maxim Voljuvac. 20 secondi. Ci sono 2 minuti per Konstantinos Mimikos per avere trattenuto il suo avversario alla gola. 9 metri. Luca Bortolotti sulla palla. Perde Benedetto, Oleari, Nagavi, bella combinazione dei bianco-blu, dei rosso-blu, scusate, che riescono a accorciare il risultato sul 16-11. Questo primo tempo tra il Bressanone e il Rubiera, pronostico direi rispettato in questo inizio di partita, però il Bressanone ha dovuto mettercela tutta per avere ragione quantomeno sinora di un coriaceo Rubiera che è molto veloce nelle azioni d'attacco e in seconda fase è più di una volta riuscito a mettere in difficoltà i ragazzi di Ciutura. Per intanto è tutto, a dopo.
Ecco, siete nuovamente ricollegati con la palestra di Bressanone per l'inizio di questa seconda frazione di gara tra il Brixen e il Secchia Rubiera. Primo tempo terminato sul 16-11. Ha visto il Bressanone staccarsi appena negli ultimi minuti, dopo che il Rubiera aveva strenuamente tenuto testa alle folate dei padroni di casa. Ed è proprio Rubiera che riparte in attacco con Robertino Pagano, che serve da Benedetti. Pagano, servita l'ala destra, numero 2, Davide Bartoli, che va a segno. Il Bressanone riparte con Stricker in regia, Bulzamini, Ardi Aniballi, Stricker, mano degli arbitri alzata, attenzione al passivo, non si sa bene cosa abbiano fischiato gli arbitri, se era il passivo o se era un gioco attacco, confusione. C'è Pagano che è finito a terra, 9 metri già eseguito. Pagano in regia, tiro di Pagano. Gli arbitri fischiano un rigore per invasione in area sotto la sorpresa dei difensori brissinesi. Con un po' di fortuna il numero 6, Piero De Benedetto, riesce a insaccare il tiro di rigore. Due reti recuperate dagli ospiti in questi primi minuti della ripresa. Stricker, Di Aniballi, Di Giulio. Il tiro di Strick è deviato da Vujovac. Stricker ancora. Il passaggio di Ardi Aniballi per De Aperan finisce nelle mani della difesa ospite, che va via con De Benedetto. Pagano. Nove metri per gli ospiti. De Benedetto molto attivo. Pagano, tra l'altro della sua esperienza, che dirige l'azione degli ospiti. Bortoli, De Benedetto, palla che Pagano non riesce a tenere sotto controllo. E così il Bressanone può ripartire in attacco, nella speranza che la prossima azione sia la prima ad andare a buon fine. I Valli, Stricker, Bulzamini. C'è il contrasto tra Cavina e Bulzamini. C'è un rigore per il Bressanone ed è Stricker a mettersi nuovamente sulla linea dei 7 metri, finta e palla tra i piedi di Wojowak. 17-13. La quinta rete di Lucas Stricker, che in questo inizio stagione si sta
Di Benedetto fa tutto da solo, non viene contrastato dalla difesa bressinese e va a segno. Bulzamini tutto solo dai 6 metri, cerca la prodezza ma la virgola viene deviata da Voljuvac. Preziosismi che suppongo l'allenatore Ciutura non vede certo di buon occhio, anche perché il risultato è di sole 3 reti a vantaggio del Bressanone e distrazioni sono vietate. La conclusione di Nagavi vede pronto Mate Volarevic che para la palla indirizzata verso l'incrocio dei pali. Bulzamini, Stricker. I balli, Bulzamini, grande sottomano di Bulzamini che si scrolla letteralmente da dosso il suo diretto avversario che lo contrasta da dietro. Quinta rete di Davide Bulzamini. Pagano. Pagano. C'è la mano alzata al passivo. Fallo di Bulzamini su Piero De Benedetto. 9 metri. Nulla di fatto, finisce le mani della difesa bianco-verde l'azione degli ospiti. Ardiani Balli approfitta di una disattenzione ospite e porta nuovamente a 5 le reti di vantaggio dei padroni di casa. C'è fallo di piede, palla riconsegnata alla compagine ospite che chiede il suo primo time out della ripresa. Come sentite dall'audio, contenute sia per il turno infrasettimanale manale sia per la considerazione che quella odierna dovrebbe essere una partita vinta per i padroni di casa, però attenzione, guai a sottovalutare qualsiasi avversario, soprattutto anche questo Rubiera, mai domo, che sicuramente cercherà ancora di rientrare in panchina, in partita, scusate. De Benedetto, Pagano. Pagano fa tutto da solo. Ed è anche fortunato perché la palla rimbalza davanti a Volarevic e finisce nel sacco. Prima rete di Robertino Pagano per il 15 del Rubiera. Torna in campo Versakovs, che nel primo tempo ha ricoperto
terzino sinistro Di Giulio. Bellissima conclusione di Di Giulio, gli arbitri hanno revisato un'infrazione d'area. Gol annullato quindi De Benedetto, tutto solo. Bel recupero di Riccardo Di Giulio che con molto impegno si tuffa letteralmente sulla palla. E la tiro di Ardi Aniballi che è contrastato dal numero 12 Matteo Cavina, riesce ad ottenere un 7 metri che viene eseguito da Bulzamini, finta e palla bassa sulla destra del portiere Vojovac. La palla indirizzata verso il pivot Davide Bartoli. Viene intercettata la difesa brissinese che commette fallo. Palla già rimessa nuovamente in gioco dagli ospiti. De Benedetto, Oleari. Rimpallo favorevole ai brissinesi, che possono ripartire. C'è per la cronaca, rileviamo come Kolodziuk, il terzino titolare sinistro, sia ancora fuori per via del suo infortunio a linguine. Endri Tiballi non riesce a segnare dalla posizione di pivot. Pagano, il pallonetto di Cavina viene intercettato da Volarevic. Ancoggi molto attivo nell'incertezione dei tiri avversari. Versacox, bellissimo servizio di Versacox che imbocca tutto solo Endri Tiballi sulla linea dei 6 metri, lasciato completamente libero dalla difesa ospite. 21-15 all'undicesimo minuto. Benedetto, Patroncini, Oleari, Robertino Pagano viene fermato. Benedetto, Pagano che viene in velocità, c'è fallo, Pagano prosegue l'azione, la palla finisce in rete ma chiaramente è annullata per il fischio dell'arbitro che ha anticipato il tiro. Oleari, riprende il Brixen adesso con Ardi Aniballi sulla posizione di mezzo destro. Versacovs che dialoga con Stricker. Dapiran, bello scalare dei brissinesi con Di Giulio che conclude l'azione corale con un bellissimo tiro nell'angolo lungo contro il quale nulla può il pur bravo Maxim Vojovac. 7 ora le reti di vantaggio dei biancoverdi di Ciutura, che con il passare dei minuti sembrano in grado di contenere sempre meglio le azioni offensive dei rossoblù.
Pereira. Palla intercettata dai biancoverdi, va via Henry Tiballi, bravissimo a concludere l'azione di contropiede. Di Benedetto. Che lascia ora il posto a Naghavi Al-Hosseini. Pagano. Pereira. C'è fallo su Pereira. E questa volta Bulzamini si prende i due minuti per fallo su Pereira. Bressanone in inferiorità numerica, dunque presumibilmente Ciutura farà giocare i suoi con l'extra player. Vedremo se il Rubiera sa però approfittare di questa superiorità numerica. La prima azione ci riesce. Terza rete di Naghavi Hosseini. Con Stricker e Ardiani Valli nelle posizioni di terzini sinistri e destro rispettivamente. Di Giulio. Versakovs. Bellissimo tiro di Luca Stricker, che in doppio appoggio manda la palla nel 7. Sono 8 ore alle reti di vantaggio dei padroni di casa. C'è lo scontro tra Pereira e Di Giulio, il più grande con il più piccolo. Paradossalmente rimane a terra Pereira. Che si tocca il ginocchio. Speriamo che non sia nulla di grave. Pereira si rialza pur zoppicante e riprende la sua posizione. Palla per Bartoli, che mette in gioco Pagano. Marcato stretto Pagano. Grande intervento di Mate Volarevic. La palla però rimane al Rubiera, che ancora da solo riesce a presentarsi davanti ad alzare a Volarevic con il numero 5 Pagano. Versakovs, Henry Tiballi, Stricker, sfondamento fischiato dagli arbitri. Instancabile Pagano cerca di riportare sotto i suoi. Bella parata di Volarevic su Naghavi Hosseini.
Kikos nella posizione di pivot, ritorna anche Bulzamini. Molto affiatata questa coppia Bulzamini-Stricker, la mano degli arbitri alzata, attenzione, bisogna dare al tiro. Una parata di Voljovan finisce nelle mani di Mimikos, che però subisce fallo. Palla nuovamente ai brissinesi, Versakovs, bellissimo servizio per Dapiran, che viene atterrato da dietro. Nove metri, eseguito dallo stesso Gianluca Dapiran. Il passaggio dei Versakovs per Dapiran non arriva a destinazione, anzi è Di Giulio, tornato tempestivamente in fase difensiva ad accaparrarsi la palla, come peraltro già in altre due o tre occasioni in questa partita. Ci stiamo dirigendo verso il ventesimo della ripresa. Tiro di Versakovs viene deviato da Cavina. Nuovo timeout. Si riprende con il tiro dall'angolo del Bressanone. Bulzamini, quando trova anche solo un minimo spazio, non perdona con la sua potenza al tiro e porta nuovamente il Brixen, questa volta a più 8. Si sta facendo pesante il passivo per gli ospiti. Il tiro di Oleari è intercettato da Bulzamini. La forza di questo Bressanone ed anche dalla possibilità di soventi avvicendamenti in campo, che consente ai giocatori titolari di riprendere fiato. Nel frattempo c'è uno sfondamento di Mimikos e nella porta dei padroni di casa, quando mancano 10 minuti al termine, entra Alex Wierer, portiere del posto, che chiaramente gioca abbastanza poco vista la presenza di Volarevic. Oleari. Oleari, il tiro di Oleari
viene deviato dalla difesa in angolo. Pereira e Olivari. Errore di Stricker, il cui passaggio finisce nelle mani del Rubiera, che riparte con Oleari. Pereira, venuto a Rubiera dal Sassari, dove l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, contribuendo in maniera determinante al successo della squadra isolana. Arcieri recupera palla, però c'è fallo. Oleari. Rubiera cerca di superare con la forza la difesa brissinese. Due minuti per Bulzamini. Arbitri molto fiscali che mandano in panchina Bulzamini. Bressanone in inferiorità numerica. Nagavi, Pereira, Bortolotti. Bello scalare del Rubiera che libera il numero 11 Francesco Panettieri all'ala sinistra, che trafigge Wierer nell'angolino basso. Brixen con l'extra player, Versakovs che funge da regista, mentre Iballi si sposta a terzino. Iballi, Tijus. Bella azione dei brissinesi che vanno a segno con Versakovs, che porta così a 5 le sue segnature complessive. Bella parata di Alex Wierer, che dice no al tiro di Andrea Santilli dall'ala, in una situazione di inferiorità numerica. Una parata del genere fa sempre bene per il morale della squadra. Stefano Arcieri, Stricker. Stricker cerca di scavaltare Oleari, non ci riesce, c'è fallo, 9 metri. E Versakovs, ancora a rete, grazie questa volta a una disattenzione di Voljovac. Nagavi cerca di entrare con forza nella difesa brissinese, bloccata da due avversari. Pereira sotto mano, sotto mano di Nagavi, che sorprende Wierer. 5 minuti al termine, 8 le reti di vantaggio, e adesso Ciutura manda in campo i giovanissimi. Vediamo qua sulla destra Simon Sirot, al suo debutto in prima squadra. Stricker, questa volta il tiro in doppio appoggio di Versakovs è senza pretese,
e i biancoverdi ne pagano le conseguenze. Luca Bortolotti ringrazia e va via in contropiede tutto solo. Campo. Stricker. Viene fermata fallosamente Ardi Animalli. Per la cronaca era il giovane Daniel Oberholenzer con il 42, mentre Simon Sirot spreca una grossa occasione di andare a segno su rigore. Chiaramente l'esperienza di Voljovac ha impedito al giovane brissinese la soddisfazione della prima rete in campionato. Si prosegue con il Rubiera, adesso tutti vanno in cerca di gloria con azioni individuali che sovente finiscono nelle maglie difensive degli rispettivi ospiti. Pereira. Pereira fa partire uno dei suoi missili da fuori e va a segno per la seconda volta in questa partita. È la prima rete di Pereira su azione manovrata, l'altra l'aveva segnata all'inizio partita su rigore. Oberholenzer, Stricker. Altra disattenzione offensiva, va via il Rubiera, Pereira, Bonassi, questa volta il tiro di Bonassi, va via Arcieri, che riesce a segnare la sua seconda rete a 2 minuti dal termine. Bonassi, Pereira, mano degli arbitri alzata, tiro dall'ala, viene neutralizzato da Wierer. Ultimo minuto, Messanoni ancora in possesso di palla. Oberholenzer, i balli di Giulio. Nuovamente fischiato uno blocco irregolare a Mimikos. Stricker, molto abile, va via da solo in contropiede e pone il sigillo della settima rete in questa partita. E finisce 29-21 questo incontro tra Rubiera e Brixen. Una partita che alla fin fine si è dimostrata di agevole presa per la squadra di casa, che ha fatto onore al pronostico che lo vedeva favorito nei confronti del Rubiera, che
ha tenuto testa fino a circa metà del primo tempo, anche il risultato parziale, per poi vedere via via il dominio dei biancoverdi di Chiutura, che con questa vittoria portano a 6 i loro punti e riagguantano in classifica le altre squadre, mentre il Rubiera si vede fermo a 0 punti. Qui da Bressanone è tutto. Paul Cestari ringrazia per l'ascolto e vi augura una buona serata.